Amici di Fano TV, ben trovati e buonasera. Ritorna l'appuntamento gradito con Passaggi Festival per darvi alcune delle anticipazioni del programma della 10ª edizione che si consumerà dal 20 al 26 giugno proprio a Fano. Ritorna l'appuntamento dedicato alla scienza con la preziosa collaborazione dell'Università di Camerino. Diamo il benvenuto al nostro gradito ospite, il magnifico rettore appunto Claudio Pettinari. Ben trovato. Bentrovata e grazie per averci accolto qua. Io dico prezioso contributo perché Passaggi è un contenitore ricco di cultura in ogni sua sfumatura, e in ogni suo colore, in ogni suo sapore. Questa volta profuma di scienza e ne parliamo proprio dedicandoci alla rassegna ad essa dedicata, la rassegna appunto La Scienza. Qual è il programma di quest'anno? Che cosa succederà? Beh, la rassegna di scienza è una novità assoluta. Verrà proposta da Passaggi in un'ora interessante, diciamo, nella serata. Per la prima volta quindi saremo presenti nel dopo cena, e presenteremo in maniera assolutamente inconsueta alcuni libri di scienza. Li presenteremo a due voci, da una parte la voce dell'autore, dall'altra la voce dell'intervistatore, che sarà una persona che sa di scienza e sa anche un po', diciamo, comunicarla e divulgarla. Quindi cercheremo di avere queste due voci per parlare di temi che poi sono oggi estremamente importanti per le nostre comunità. Quindi dallo star bene, quindi dalla pillola per la salute, insomma, alla macchina zero, con persone come Massimiliano Trevisan, piuttosto che libri che guardano alle stelle, al futuro, con gli autori, con autori importanti, autori che tipo Luca Perri, che vengono piacevolmente ascoltati anche in TV. Noi discuteremo e cercheremo di rendere questo colloquio gradevole, ma soprattutto i concetti aperti a tutti. Ecco, quindi appunto quello che stavo per dire, una scienza alla portata di tutti, insomma, argomenti di estrema attualità e che riguardano proprio ognuno di noi, insomma, non è necessario essere degli esperti o degli studiosi, ma sarà appunto una maniera più semplificata, se vogliamo, per avvicinare anche il pubblico all'argomento. Allora, intanto il linguaggio deve essere semplice, tanta più tecnologia e tanta più complessità mettiamo nel nostro linguaggio, tanto più la gente si allontana da quelle che sono invece discipline fondamentali per la loro vita quotidiana. Noi dobbiamo rendere le persone consapevoli delle sfide alle quali la società si sta trovando di fronte, ma dobbiamo parlar loro con un linguaggio che sia immediatamente comprensibile. Questo, diciamo, è un grande sforzo, no? che spesso lo scienziato non fa non è stato preparato e pronto a fare. Noi siamo spesso abituati come scienziati a parlare ai nostri pari, a utilizzare il linguaggio che è comprensibile solo a un numero limitato di persone, magari quelle che fanno lo stesso mestiere e che lavorano sugli stessi argomenti. È importante invece che si vedano le ricadute che le scoperte possono avere sulla società, perché poi il progresso, l'avanzamento della società va di pari passo con l'avanzamento della scienza. Quindi questo nuovo appuntamento, ecco, verrà abbracciato dal pubblico di Passaggi sicuramente con entusiasmo, ed è l'appuntamento del dopo cena, dicevamo. Sì, sono sei appuntamenti serali, sei libri che verranno presentati con gli autori e con degli intervistatori particolari. Vogliamo dare al nostro pubblico anche delle indicazioni logistiche e temporali in modo che possano seguire l'appuntamento con La Scienza sotto le stelle?
L'appuntamento con la scienza sotto le stelle sarà un appuntamento appunto in tarda serata, ci troveremo alle ore 23 presso il chiostro delle Benedettine. Bene, quindi dalle 23 alle 24. Dalle 23 alle 24. Ci sarà questo gradito appuntamento, che è la novità. Ritornano invece Calici di Scienza, appuntamento anche questo atteso, gradito, sentito e partecipato. Entriamo allora nel dettaglio anche di questa 10ª edizione. Beh, i Calici di Scienza rappresentano un appuntamento ormai abbastanza consueto che ha dimostrato negli anni una crescita importante. Anche in questo caso avremo 6 appuntamenti con ricercatori di aree completamente diverse. Tratteremo i farmaci, tratteremo la nutrizione, quindi le nuove frontiere della nutrigenomica, ma tratteremo anche temi come quelli del recupero dei materiali, piuttosto che diciamo, l'utilizzo della matematica in tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Un focus quest'anno anche sul mondo del lavoro e sul diritto che accompagna il mondo del lavoro. Gli appuntamenti saranno a Lucellin Belverde, in questo caso dalle 18.30 alle 19.30. Avremo 6 ricercatori che presenteranno anche in questo caso in maniera il più possibile semplice, anche con un rapporto intenso e interattivo con il pubblico come è stato negli anni passati. Spostandoci invece in un altro luogo molto amato della nostra città, ovvero la Mediateca Montanari, andiamo a parlare dei laboratori invece dedicati alla scienza. I laboratori che sono dedicati diciamo ai più piccini, sì. Se vogliamo, ma poi raccolgono spesso l'interesse anche delle famiglie, dei genitori. I laboratori verranno svolti presso la ludoteca, la Mediateca Montanari dalle 17 alle 18, dalle ore 17 alle ore 18, e qui tratteremo tanti aspetti ancora una volta e avvicineremo queste bambine e questi bambini a discipline come la chimica, la fisica, la matematica, l'informatica. Faremo vedere piccoli esperimenti con robot formiche e altro che sicuramente saranno molto apprezzati e molto graditi dalle nuove generazioni. Quindi 3 appuntamenti esclusivi dedicati alla scienza per ogni fascia di pubblico. Per ogni fascia di pubblico, per persone che la vogliono avvicinarsi alla scienza in maniera diversa, ma che comunque saranno felici di comprendere come la scienza può essere di aiuto al nostro benessere quotidiano. Io credo che quello che sia importante è che tutto questo lavoro serve per far star bene le persone. La cultura è benessere, la cultura scientifica è benessere, il lavoro che le università devono svolgere è un lavoro a beneficio delle società. Grazie allora all'Università di Camerino e grazie a lei. Grazie a Passaggi, c'è grande felicità nell'essere partner di Passaggi, una rassegna che veramente ci sta dando molto e noi siamo molto molto felici di questo rapporto. Passaggi e anche mostre, siamo con la curatrice Paola Gennari, ben trovata. Grazie, ciao. Allora, a te. Grazie. 4 appuntamenti, 4 mostre esattamente, che adesso insomma ci illustrerai nel dettaglio per far capire anche al pubblico a casa che cosa vedremo. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di presentare una mostra molto importante che viene da Roma, dove il soggetto principale è il libro, è il soggetto principale del festival. E sarà ospitata alla Chiesa di Sant'Arcangelo dal 20 giugno al 7 di agosto e avrà questo titolo: I libri si sentono soli, storia e storie di una biblioteca di famiglia. La famiglia è la famiglia di Luigi Contu, lui è il presidente dell'ANSA, suo nonno, suo papà, hanno raccolto tantissimi e meravigliosi libri, inediti per la maggior parte, quindi noi abbiamo questa speciale possibilità e onore di ospitare libri, manifesti, lettere che riguardano addirittura Giuseppe Ungaretti, Paul Valéry, Corrado Alvaro e anche tanti altri autori. E inoltre siamo anche orgogliosi di aver avuto il patrocinio ufficiale dell'ambasciata di Francia in Italia.
Bene. Quindi sarà una mostra veramente importante, divisa fra varie sezioni. Ci sarà la poesia, la scienza, la grande guerra, il futurismo. Quindi raccoglie un ambito piuttosto ampio. È una mostra naturalmente inedita, proprio perché ospita libri inediti ed è un'anteprima a livello nazionale. Bene. Questa è diciamo la principale, attorno alla quale poi ruotano altre mostre comunque non meno importanti, giusto Paola? Assolutamente, infatti, per me sono tutte allo stesso livello. L'altra mostra invece è alla MEMO, quindi alla Mediateca Montanari. Lei sarà aperta dal 20 giugno al 24 luglio. È una mostra fotografica di un ragazzo fanese molto giovane, Mattias Canapini. Nonostante la sua età, lui ha girato il mondo. Abbiamo fatto una selezione anche con difficoltà, perché appunto ha attraversato ambiti molto particolari, luoghi purtroppo dove ci sono dei conflitti, anche delle situazioni sociali e politiche molto gravi. Lui presenterà una mostra dal titolo Il volto dell'altro, quindi si racconteranno queste storie veramente incredibili anche dell'Appennino colpito dal terremoto, la Mongolia e i campi sfollati dimenticati sulle alture caucasiche. Quindi sarà sicuramente molto particolare. E poi il terzo appuntamento? Il terzo appuntamento è Centrale Edicola, sì, dell'Associazione Centrale Fotografia di Marcello Sparaventi. Quest'anno presenteranno una mostra personale di fotografia di Margaret Iris. Lei è nata a Pescara ma vive a Pesaro. È un tema particolarissimo che presenta questa autrice, tra l'altro mi piace particolarmente proprio perché riguarda la moda, che la moda viene sempre vista come una cosa denigratoria, sì, superficiale. Invece no, il titolo già è emblematico, la cosa più vicina a me, a noi. Quindi in realtà lei che cosa fa? Studia e valorizza proprio veramente l'importanza di quello che indossiamo, ma dal punto di vista psicologico e sociale. Quindi avrà sicuramente un forte valore comunicativo, impatto comunicativo. E poi per concludere? Per concludere andiamo all'Enoteca Terra, sì, sempre dal 20 giugno al 24 luglio. In questo caso è una mostra di pittura. Anche qui abbiamo una fanese, è un'attrice giovane, emergente, si chiama Cinzia Cecchini. Il titolo della mostra è 20 anni nel cuore. È un'autrice, secondo me, fantastica, sensibilissima, perché la cosa che mi ha colpito di lei è che lei racconta che cos'è la vecchiaia. Fa questi quadri piccoli ma molto significativi, dei primi piani anche di queste vecchiette o vecchietti, comunque la terza età, che lei la vede con gioia, con spensieratezza, con leggerezza, mentre magari invece noi la vediamo come una cosa non proprio così positiva, non proprio così bella. Quindi sarà una mostra sicuramente anche questa molto curiosa. Beh, l'invito naturalmente è quello di partecipare anche a queste mostre all'interno di Passaggi e mi piace ricordare con te Paola che le mostre non sono dedicate solo ad appassionati di arte, ad esperti di arte, ma soprattutto a chi di arte magari crede di non capire nulla. Esatto, io questo lo dico sempre. Ecco, questa cosa. Cioè, non bisogna mai arrivare preparati di fronte a un'opera d'arte, cosa che invece la maggior parte mi chiede, ma io non ho studiato, io non ne capisco nulla. Allora sei più pura, sì, probabilmente di altre persone, avrai modo di avere più emozione, no? Perché poi l'arte che cos'è? È trasmettere emozione agli altri, quindi sono d'accordo. Quindi invitiamo tutti quanti indistintamente. Assolutamente. A questi quattro. Concludo dicendo, sì, che ci sarà un'inaugurazione itinerante, sì, finalmente la riprendiamo dopo il problema del coronavirus. Partiamo ovviamente dalla chiesa di Sant'Arcangelo, e poi andiamo alla MEMO, Centrale Edicola, e infine all'Enoteca Terra. Partiremo probabilmente intorno alle 19 dalla chiesa di Sant'Arcangelo e forse saremo accompagnati anche da una figura importante che è Vittorio Sgarbi. Bene. Perché l'abbiamo invitato in quanto lui ha scritto un ultimo libro.
Vediamo un po'. Benissimo, benissimo. Vedremo. Già è emozionante solo l'idea di spostarsi, di fare un'inaugurazione itinerante, che se vogliamo è anche una cosa diversa e insolita. E poi anche questo fa parte, insomma, dell'arte, diciamo, esatto. A qualcosa di creativo. Benissimo. Grazie. Paola, grazie a te per essere stata con noi, per averci illustrato questo appuntamento imperdibile, naturalmente. Ringrazio Riccardo Sora in regia, il pubblico a casa, e vi aspetta l'ultimo approfondimento in studio dedicato a Passaggi. Grazie dell'attenzione e arrivederci.